Salutiamo la cittadina di Rovuti, la salutiamo dalla campagna elettorale avviata da qualche giorno ormai. Presentiamo la nostra lista così come è consuetudine fare, lo vogliamo fare nel modo più tranquillo e diciamo anche nel rispetto della dialettica politica, nel modo più tranquillo possibile. Noi abbiamo formato una squadra che si compone, diciamo, di una parte, circa il 50% di amministratori uscenti e una parte, compreso il sindaco, il candidato sindaco, che è rinnovata, per cui guardiamo al futuro e non al passato. Non vogliamo scendere nelle polemiche tipiche delle campagne elettorali, comunali nei paesi piccoli, perché ci interessa costruire. Chiunque vinca, noi ci spenderemo per il bene della comunità e per il bene della comunità inteso come zona omogenea dell'area grecanica. Siamo convinti di poter avere un risultato positivo, ovviamente, siamo ottimisti, ciò non per questo non rispettiamo l'avversario e staremo, diciamo, tranquilli a casa a non proporre nulla. Io concluderò poi con la presentazione del programma. Avevo promesso a chi abbiamo invitato, comunque insomma con chi ci siamo sentiti, avevo promesso una presentazione snella, perché la campagna elettorale fino al 5, diciamo fino al 3, il giorno in cui si chiuderà ufficialmente la campagna elettorale, avrà ancora molti momenti di confronto, per cui avremo poi occasione di sentirci e anche di interfacciarci con chi vuole proporre qualcosa nel tentativo di arricchire un programma elettorale che non può essere perfetto, chiaramente, anche per essere stato stilato nella concitazione delle giornate pre-presentazione di lista, quindi comunque può essere arricchito e migliorato, e quindi la campagna di ascolto che faremo nei 20 giorni a venire servirà anche a ritoccare, perfezionare, fare tesoro di quello che noi possiamo e dobbiamo dare. Abbiamo aperto una sede che in via Sabato, Piegare Sabato numero 25. Poi un impegno che prendo davanti a voi è quello di fare, diciamo, lezioni di grecanico, perché non posso, diciamo, portare il mio messaggio in modo completo se non comprendo per bene, diciamo, a fondo la lingua dei nostri antenati, dei miei antenati e magari di molti di voi ancora la lingua attuale. Per cui questo è un investimento che dovrò fare, altrimenti, diciamo, vi avrò comunque in parte già deluso in partenza. Ma lo voglio fare anche per una forma di arricchimento personale, non di meno, comunque già qualche rudimento di base ce l'abbiamo per aver comunque frequentato nel corso del percorso scolastico ognuno di noi anche dei corsi, insomma, non sufficienti ad un arricchimento simile. Presenteremo i candidati, cominciamo da Nino Maesano, lo chiamo Nino, il suo nome è Antonino Maesano, che attualmente riveste la carica di vice sindaco, e oltre alla sua presentazione, diciamo, dirà il motivo per cui alcuni di loro mi hanno invitato a prendere parte a questa competizione, e poi chiaramente darò il mio punto di vista alla fine. Dopo di Nino ovviamente continuerà la scaletta con Leonella e gli altri che si presenteranno da soli, giusto per chi non li conosce, ma immagino che li conosciate tutti, si presenteranno alla cittadinanza. Quindi io passo la parola ad Antonino Maesano e poi ci risentiamo dopo. Grazie a tutti di essere qui, nonostante oggi sia domenica, e la domenica magari ognuno lo vuole impegnare in modo diverso. Allora, come io non credo di aver bisogno di presentazioni, in quanto credo che mi conosciate tutti. Sono un amministratore uscente, e da tale per quale mi ha investito, diciamo, nel ruolo di un po' quello meno di spiegare un po' la situazione.
La scelta perché c'è per Paolo qua? Questa scelta è nata non solo da parte mia, ma da parte di tutto il gruppo di sei consiglieri che siamo qua e che oggi ci siamo presentati insieme a lui. È nata dal fatto che abbiamo ritenuto che 3 legislature siano un po' troppo per un candidato a sindaco. Siccome il nostro sindaco uscente è anche un professionista, uno stimato professionista, che il suo lavoro gli porta via parecchio tempo, e anche con il ridimensionamento dell'ospedale di Melito è stato costretto ad andare a Reggio, quindi è stato sottratto più, ancora di più al nostro territorio e al contatto con i cittadini. Io e tutti gli altri ribadiamo che il contatto con i cittadini è una cosa fondamentale, e questo è un avviso anche per Paolo, perché è un uomo avvisato. Quindi riteniamo questo, e non c'è nessun'altra cosa, perché io ho sentito dire sia a livello di stampa, sia di chiacchiere, che è stato accantonato, non è vero nulla, perché è soltanto questo il vero motivo. Capito, anzi, voglio spendere un'altra cosa. A tutte le cose che sono state dette, che non si è stato fatto nulla, che quello e quell'altro, mi dissocio completamente, in quanto oggi, e apro una piccola parentesi, perché se stasera siamo qua, in questa sala, e questa è una dimostrazione che questa amministrazione qualcosa ha costruito nei 5 anni, perché quando ci siamo insediati, in questa sala non era certo ospitale così come lo è adesso. Quindi qualche merito questa amministrazione uscente l'avrà pure avuto. E poi per il resto ne parliamo pure più avanti, come ha detto per Paolo, perché la campagna elettorale è iniziata, però ancora abbiamo giorni davanti. Io sarò breve. Io capitolo per Paolo. Per Paolo, premesso, voglio tranquillizzare un po' tutti che abbiamo chiesto e ottenuto il permesso di soggiorno. Speriamo di continuare. Per fare tutto il ridere che occorre per avere la cittadinanza. Perché si è sparsa la voce che hai qualche nonno di qualche parte, di qualche paese della Calabria. Quindi adesso ci attiveremo. Scherzo a parte, per Paolo è stato scelto da tutti noi, c'è stata la massima condivisione, in quanto per Paolo, lo conosciamo tutti, si è distinto già, ha prodotto già un cinquennio di amministrazione a Bova, seppur di minoranza, se non sbaglio, ma poi l'abbiamo visto tutti impegnato nei 5 anni della provincia, che ha avuto modo più di mettersi in evidenza. Mettersi in evidenza più, molto di più dei suoi colleghi, direi io, e anche di qualche assessore, perché dove c'è stato sia le passerelle, le famose passerelle, che sia dove ci sono state le criticità, per Paolo è stato il primo ad assumersi sia l'onere sia l'onore. No, io ricordo che durante l'evento calamitoso che ha coinvolto Palizzi, che c'è il sindaco che saluto, Branca Leone, per Paolo è stato in prima linea, non so se aveva messo qualche tenda o qualcosa del genere sul territorio, quindi per Paolo è uno che è sempre presente sul territorio, e su questo non ne ho alcun dubbio. Voglio concludere facendo un invito a tutti di votare questa lista, perché è stata costruita non solo per vincere, no? Non solo per vincere, ma soprattutto per amministrare bene questo nostro paese. Grazie. Diciamo nel presentare questa nostra prima uscita avrei avuto, diciamo,
avrei dovuto salutare i due sindaci presenti, che sono Vincenzo Crubi di Bova Marina, che è seduto in fondo, e Walter Cerbo, che in sinergia con gli amministratori da tempo hanno intrapreso un percorso all'interno del quale noi, se dovessimo avere il compito di amministrare, ci troveremmo d'accordo e in piena condivisione, con l'aiuto da parte nostra, che può essere quello di dedicare tutto noi stessi per continuare nel cammino intrapreso da 1 o 2 anni a questa parte, a causa della carenza precedente di amministratori. Abbiamo ricostituito una piena gestione diretta e democratica, e così si deve portare avanti. Passo la parola a Leonella Stellitano. Grazie. Buonasera a tutti, sono molto emozionata ma soprattutto onorata di fare parte, di essere qui seduta in questo tavolo alla presenza di tutti voi e in particolar modo dei miei paesani. Vorrei iniziare questo mio intervento presentandomi, anche se la maggior parte di voi naturalmente mi conosce. Mi chiamo Leonella Stellitano, sono laureata in Economia e Commercio, svolgo l'attività di insegnamento e sono presidente del consiglio d'istituto dell'Istituto Comprensivo di Amicis, di cui fa parte anche la nostra scuola del nostro paese di Roguni. Io sono candidata appunto nella lista Ismia Iarogudi a sostegno del candidato a sindaco Pierpaolo Zanettieri. Sono scesa in campo per 2 motivi ben precisi. Il primo, perché mi lega l'amore per la mia terra, perché Roguni ce l'ho nel cuore, ce l'ho nel sangue, e perché la mia famiglia mi ha trasmesso quelli che sono i valori per poter dire: sono di Roguni, io sono fiera di essere di Roguni. Il secondo motivo, perché ho avuto fiducia nel nostro candidato a sindaco Pierpaolo Zanettieri. In questi giorni di preparazione, di incontri, ho avuto modo di conoscere un vero politico, una persona semplice, una persona alla mano, una persona che sa interloquire, una persona che sa mediare, una persona che non ha grilli per la testa, è una persona che sa degnamente rappresentare il nostro paese. Pierpaolo è lui la persona che sta rappresentando il nostro paese. Oggi noi tutti ci presentiamo a voi elettori con un progetto politico semplice, un progetto ricco di contenuti. Noi non facciamo promesse, noi c'è solo una volontà, la volontà di impegnarci, la volontà di essere responsabili, di essere laboriosi e di avere una grande capacità di ascolto. Le sfide che ci attendono saranno sicuramente molteplici. Scenderemo per le strade, busseremo alle vostre porte, nelle vostre case, e per capire quali sono veramente i vostri bisogni. Cercheremo di incontrare i giovani, gli anziani, le associazioni culturali presenti nel nostro paese e anche nei comuni limitrofi dell'area grecanica. Cercheremo di interfacciarci, confrontarci, accostarci per risolvere i problemi che di volta in volta ci verranno da voi sottoposti. Agiremo con la massima legalità e trasparenza. Cercheremo almeno una volta all'anno di presentare pubblicamente, dico pubblicamente, quindi a tutti voi concittadini, il punto della nostra azione. Daremo priorità assoluta a quella che è la scuola, alla cultura, ai giovani, al lavoro. Dobbiamo dare fiducia e speranza ai nostri giovani. Dobbiamo fare di questo paese il fulcro, il fiore all'occhiello dell'area grecanica. E credetemi, ci sono le idee, ci sono i progetti. Concludo, cari paesani, con questo mio breve intervento, ricordandovi che questa campagna, il nostro slogan è Ismia Iarogudi, insieme per Roguni, e questo insieme non è inteso a noi come squadra, ma noi con voi. E quindi insieme dobbiamo essere uniti per migliorare le condizioni socioculturali del nostro paese. Mi auguro che la campagna elettorale sia condotta nel rispetto assoluto delle persone
e che nonostante ciò, con la convinzione che l'amicizia, la legalità, la dignità, l'onestà e la lealtà sono valori irrinunciabili. Grazie di cuore a tutti. Facciamo il lato sinistro e poi il lato destro, quindi passiamo la parola a Donatella Maesano. Buonasera a tutti e bentrovati, do anche il mio caloroso ringraziamento per essere intervenuti questa sera. Qualcuno di voi già, anzi molti di voi già mi conoscono, comunque mi presento, io sono Maesano Donatella. Sono un'insegnante di scuola primaria su posto di sostegno, quindi capirete bene che lavoro con dei bambini che hanno delle difficoltà. Con alcuni dei candidati della nostra lista già diciamo, abbiamo fatto questa esperienza con amministratori uscenti. Tuttavia, nello specifico, mi sono occupata dei servizi socioculturali e dei, in particolare riferimento alle politiche giovanili. Ho collaborato strettamente con la parrocchia, le quali faccio anche, sono consigliere, sono segretaria del consiglio pastorale. E tuttavia ho collaborato con le suore, che sono per noi una preziosissima risorsa all'interno della nostra comunità. E, che altro dire? Abbiamo instaurato un rapporto diciamo, molto sinergico, creando un centro di aggregazione per i giovani romulesi, nello specifico l'oratorio. Certamente l'oratorio è un luogo di aggregazione, di crescita e di collaborazione per eccellenza. E certo si può fare sempre meglio, non bisogna mai abbassare la guardia, bisogna sempre guardare oltre. Perché, diciamo che i nostri ragazzi sono piccoli, ma bisogna investire sulla loro crescita educativa, per la loro formazione soprattutto. Certamente l'oratorio è stato un luogo di crescita per eccellenza. Noi abbiamo visto quest'anno e negli ultimi anni circa 60 bambini coinvolti in attività ludiche e non una cosa mai vista anche nel nostro paese. Certo, poi tutto ciò è realizzabile solo se si crede in queste attività, e per fare queste attività ovvio che bisogna avere degli spazi idonei per farlo, dal semplice pennarello a cartelloni a strutture anche molto a spazi idonei che possono essere anche strumenti da poter dare a loro in mano, ovviamente. Questo è realizzabile solo se questo mio incarico può essere solo ovviamente fattibile, se voi mi aiutate ad andare avanti, ci aiutate. Io confido ovviamente nella vostra fiducia, nella vostra collaborazione, credendo nella vostra lista. E come ha detto Leonella, insieme si può fare, si può fare tanto, però ci dovete dare ovviamente dare una mano voi. Siete voi che alla fine decidete e noi siamo qua pronti a fare tanto per il nostro paese, perché siamo romulesi e crediamo nei paesani e nella nostra comunità. Vi ringraziamo ancora. Grazie. Collaboro da anni con la provincia nella tutela e valorizzazione della lingua e della cultura greco-calabra e con negli sportelli che la provincia ha attivato grazie alla legge 482 del 99 e con i finanziamenti di questa legge. Nello specifico io sono nello sportello di Rocudi. Questo tema della valorizzazione e tutela della minoranza linguistica è un tema a cui il nostro candidato a sindaco Pierpaolo ha dimostrato sempre una certa sensibilità. E anche come consigliere provinciale e anche nel programma che ha redatto tiene in considerazione in modo particolare questa tutela, per cui che dire, io sono contenta di fare parte di questa lista e spero che possiate darci il vostro appoggio. Grazie. Allora, buonasera a tutti, io sono Sano, sono laureata in lettere moderne, attualmente insegno nella scuola dell'infanzia di Motta San Giovanni. È inutile che grosse presentazioni non ce ne vogliono, perché siamo quasi tutti partiti e siamo qui. Amici, ho visto anche amici di Bova, ciao Mafalda,
Quindi non ho bisogno di grosse presentazioni. La mia scelta, in due parole vi dico la mia scelta, perché ho deciso di far parte di questa squadra e perché la mia conoscenza con Pierpaolo Zavettieri risale all'epoca della scuola elementare. Ci conoscevamo, abbiamo fatto la scuola insieme e diciamo che nel tempo sono quelle amicizie che proprio rimangono negli anni, nel tempo, che ogni volta che ci vediamo ci salutiamo. È una persona che stimo tantissimo, è un vero politico, un uomo capace, che sicuramente in questa fase di Rovudi può dare molto. Io abito a Rovudi, sottolineo abito a Rovudi perché ovviamente abitando a Rovudi so i problemi che ci sono a Rovudi, e quindi giustamente insieme a lui e insieme agli altri, che poi giustamente sono tutte persone che stimo e che rispetto, potremmo fare molto, ovviamente con la vostra collaborazione. Ringrazio tutti. Buonasera a tutti, per chi non mi conosce sono Carmelo Siviglia, come professione faccio l'avvocato presso il Tribunale attualmente di Reggio Calabria, civilista, sono amministratore uscente dell'amministrazione ancora in corso, avevo le deleghe, come ruolo mi occupavo delle deleghe alle minoranze linguistiche, un campo a mio avviso molto, molto bello e interessante, che mi ha arricchito molto anche come persona, mi sono confrontato anche con molte persone diverse, diciamo come anche di vedute, però mi hanno arricchito molto ugualmente. Mi sono di nuovo riproposto anche per questa nuova amministrazione, in quanto sono stato convinto dalla bontà del programma stilato dal nostro aspirante sindaco Pierpaolo Zavettieri e che ritengo sia anche la persona giusta per poter portare Rovudi ai fasti, diciamo, che merita un po', per risollevarsi un po' da questa situazione. Spero che ci possiate dare il vostro apporto, che per noi è molto importante, e vi ringrazio comunque per aver partecipato. Grazie. Buonasera a tutti, scusate la voce, ma la campagna elettorale non mi dà tregua, dunque l'ho persa. Allora, volevo presentarmi, io sono Orlando Cento, sono consigliere in carica attualmente del nostro comune. Io sono sposato con una rovudese e ormai sono 15 anni che capisco e ho compreso quello che è il rovudese, ed è una persona forte. Il rovudese è una persona forte. Vi voglio raccontare una storia. C'è stato una persona a me cara, che è il nonno di mia moglie, per Favasuli Giuseppe, adesso non c'è più, il codicista, va, per chi non... Mi ha detto una storia, lui mi racconta, mi dice, Orlando, dice, ho fatto la seconda guerra mondiale, ma la mia battaglia l'ho vinta quando con i miei paesani, i rovudesi, dal paese vecchio siamo andati in quello nuovo e abbiamo lottato per avere le case, per avere il terreno, siamo andati a Reggio, siamo andati a Melito, e quello è il rovudese. E allora io vi dico, cari paesani, perché mio figlio ha il vostro sangue, vi dico, cari paesani, votate la nostra lista, perché queste battaglie che hanno vinto i nostri cari non vadano perdute. E lo dico non perché siamo in campagna elettorale, ma perché ci credo. Signore, grazie mille di essere venuti e di sostenere la nostra lingua. Grazie mille. Buonasera a tutti, io sono Gianluca Nugera, frequento la facoltà di giurisprudenza Reggio Calabria. Intanto intendo ringraziarvi per ringraziare tutti voi per aver rinunciato un po' del proprio tempo libero ed essere venuti qui ad ascoltare le nostre chiacchiere, tra virgolette. Data la mia giovane età, come potete immaginare, sono la mia prima esperienza politica, però questo non può che essere, che può rendermi orgoglioso, in quanto se dovessi
se dovessimo vincere e diventare consigliere comunale, nel mio piccolo potrei rappresentare il mio paese di origine, quale Rovoli. E niente, non possiamo fare promesse, miracoli e chissà cosa, ma possiamo garantire che daremo il massimo impegno e metteremo la massima volontà per fare bene. Grazie per l'attenzione. Buonasera a tutti, sono Paolo Latella. Io sono Pietro Malacco, l'ho detto, faccio operatore della Calabria Verde, in più sono socio delle società, sono un imprenditore, gestisco delle attività con i miei figli e con mio fratello. Che dire, sono stato invogliato a continuare questa esperienza, io provengo dall'altra amministrazione, sono stato invogliato anche perché c'è un candidato come Pierpaolo che ci sono tante aspettative con lui, tante promesse buone, nel senso che abbiamo stilato pure un buon programma e speriamo di portarlo avanti, di mantenere tutti quei punti che abbiamo scritto sul programma. E tengo a precisare comunque che in quel programma ci sono tante cose che abbiamo messo su carta da fare, però quelli a cui ci preme, a me ma a tutta la squadra sicuramente, è quello di portare avanti la Chiesa, portare a conclusione la Chiesa, di dare un decoro urbano e di curare tutte le aree verdi che ci sono nel paese, perché è una pecca questa che ci siamo portati un po', dico la verità, anche negli anni precedenti. Ma spero che con Pierpaolo, che è anche un politico a tutti gli effetti, è un politico a tempo pieno che si dedica completamente nella politica, diciamo che c'è più il tempo e la forza di tutti insieme, poi con tutti gli altri, di portare avanti queste cose che abbiamo scritto, che ci siamo promesse di portare avanti. Vi ringrazio ancora per essere stati qua. Non cambia nulla rispetto a prima, ma mi alzo perché presentiamo, non vi leggerò tutto il programma per flash, per punti, anche perché là abbiamo alcune copie, credo siano sufficienti, ce l'abbiamo in formato più stretto per chi è giovane, ha la vista buona, in un formato, scusate che c'è un ragnetto, in formato più grande per chi non ha la vista, magari quelli che hanno superato i 45 anni, quando si comincia a perdere un po' la... Esatto. Riprendiamo il discorso e cerchiamo di concluderlo in 5-6 minuti. Noi abbiamo stilato un programma insieme, non l'ho fatto da solo intanto. È un programma e a partire dal simbolo e dal nome l'abbiamo concordato, anche se in pochi giorni, perché diciamo si è tutto sviluppato nella ultima settimana, insomma, con l'evolversi delle cose politiche. L'abbiamo condiviso, insomma, con il sistema informatico nuovo di WhatsApp, eccetera, mandavamo i messaggi e modificavamo un po' di cose. Hanno tutti fortemente voluto il bergamotto e la ginestra per indicare le tradizioni, il bergamotto come simbolo legato più al Rovudi nuovo, la ginestra legata più all'antica Rovudi e anche a Gorio. Qualcuno fa qualche battuta, qualora dovessi essere originario di Rovudi sono addirittura di Gorio, quindi proprio sono straniero a tutti gli effetti. Lo straniero è un soprannome che hanno fatto circolare, che non è manco tanto antipatico, anzi quasi affascinante, quindi non è offensivo, diciamo, cerchiamo di portare dalla parte esterna di Rovudi qualche informazione positiva e qualcosa e qualche esperienza che possa essere utile alla comunità stessa. Noi abbiamo fatto questo programma e insieme abbiamo sviluppato 6 punti.
sulla politica del territorio, sulle infrastrutture, i servizi e la riqualificazione urbana, sulla politica per lo sviluppo turistico, culturale e riqualificazione ambientale, la politica per i giovani, quella per gli anziani, che è un altro punto, e la politica di promozione dei rapporti intercomunali, dove ci possono stare tutta una serie di cose. Sono stato anche, ho detto in premessa che guarderemo avanti, e per guardare avanti, oltre il programma che vi invito a leggere con attenzione, noi contiamo in questi 20 giorni di fare una campagna di ascolto, dicevo, in giro per il paese, quindi magari busseremo alle case, non per chiedere i voti, perché quello è un fatto implicito, chi è candidato ha bisogno del sostegno, ma per illustrare eventualmente il programma e registrare quali siano diciamo, le necessità o lamentele eventualmente dei cittadini, cosa che è stata già in parte fatta perché l'abbiamo fatto nel programma, anche forti dell'esperienza di alcuni di loro che hanno amministrato per 5 anni e per cui diciamo, qualche messaggio, se vogliamo, è stato già assimilato. Quindi questo è il percorso che noi faremo. Di pomeriggio ci sarà sempre qualcuno nella sede, per cui in modo evoluto cerchiamo di fare una campagna di ascolto a 360 gradi, quindi noi andiamo dalla gente, ma anche la gente può venire da noi. Siamo contattabili, da domani in poi pubblicheremo anche dei riferimenti come mail e numeri di telefono per essere raggiungibili H24. Se poi avremo l'opportunità di amministrare, cercheremo di impegnarci. Io ho gradito, forse un po' troppo hanno esagerato nei complimenti, lo hanno fatto perché uno quando si rivolge ad un altro se lo deve elogiare, poi non si contiene, è sicuro che hanno esagerato, però su una cosa vi posso garantire, che l'impegno mio è una cosa che va al di là della mia volontà. Diciamo, io mi sveglio la mattina e devo, come dire, lavorare per la comunità, e lavorare per gli altri per me significa anche lavorare per me stesso, quindi lo faccio per me stesso, ecco, non voglio essere, diciamo, uno che pone queste cose come un vanto, come una cosa per cui chiede il complimento, l'applauso, è proprio un fatto di natura, ognuno nasce, quindi io traggo beneficio da questa cosa, quindi sono un egoista in questo senso, lavorando per gli altri. Approfitto e saluto il sindaco di Brancaleone che ci ha raggiunto, sempre in quell'ottica della sinergia tra comuni che ci potrà essere, che c'è già, ma che ci potrà essere anche dopo il 5 giugno, che noi auspichiamo. E voglio anche, diciamo, lo dovevo fare perché mi hanno chiesto anche i miei di fare una nota stampa il giorno dopo che i giornali hanno commentato la mia candidatura in un modo più o meno diverso l'uno dall'altra testata, che sono rimaste purtroppo solo 2 testate giornalistiche, in quanto la carta stampata purtroppo, per la fretta e per l'accelerazione che ha subito il mondo con i telefoni cellulari ed internet, ha subito veramente una battuta d'arresto e comunque un rallentamento nella frequenza dei lettori, che è veramente preoccupante per ciò che può rappresentare tutto questo processo di sviluppo oppure di involuzione della società. Però sono giornali ancora molto seguiti e quindi ci tengo a chiarire, non tanto il fatto della persona che da fuori si candida, questa è una cosa che non va spiegata, perché se parliamo di contenuti, come dice il mio amico Nino Maesano, non c'è bisogno di dimostrare le generalità, ma è l'impegno sul territorio che conta, l'impegno su Rocuti. Del resto, da 20 anni a questa parte i sindaci che si sono succeduti non è che risiedessero a Rocuti, voglio dire. Quindi chiaramente, se invece di impiegare 3 minuti per arrivare ne impiego 7, cambia poco. Certo, sarebbe stato diverso se io vivessi a Catanzaro, ma vivo a Poa Marina. I miei interessi politici in senso più ampio, più lato, vanno nella direzione di Reggio, e quindi io da qui ci devo pure passare, quindi vi prometto che mi fermerò più ore possibili, se necessario tutto il tempo che voglio dedicare alla politica. Dico questo perché c'è un tempo da dedicare fuori dalla comunità di Rocuti, utile anche a Rocuti, perché tutto ciò che è obiettivo sovracomunale, intercomunale o anche comunale di Rocuti, ma che va sviluppato in altri ambienti, in altre stanze e con altri collegamenti, lo si fa anche essendo conosciuti fuori, essendo presenti fuori e frequentando le istituzioni laddove devono essere erogati poi servizi, prestazioni anche. E quindi pertanto è una, come dire, una, secondo me logisticamente questo comune, che poi diremo brevemente il punto di forza
forza di Locuri anche la dislocazione geografica e quindi la logistica che questo comune può dare, diventa anche per me una facilitazione nell'amministrarlo. Dal punto di vista logistico, chiaramente poi amministrare è un'altra cosa, se uno è un incompetente o produce solo danni, chiaramente questo spero che non lo scopriate mai nei miei confronti, che vorrà dire che avete fatto un investimento sbagliato, e questo lo auguro per voi ma anche per me stesso che non accada. Quindi, per rispondere appunto alle note stampa che non ho voluto fare come replica e a qualcuno che ha rilasciato dichiarazioni dicendo che sono a caccia di poltrone, intanto ne abbiamo 160 circa qui e molte sono rimaste vuote, quindi una poltrona in più o in meno non guasta. Quindi la poltrona è un fatto ormai superato, tenendo conto che gli amministratori locali ormai ci rimettono tutti, lo possono testimoniare i tre sindaci qui in sala, non credo che ci sia nessuno di loro che con l'emolumento o il trattamento di sindaco abbia aumentato di un euro il proprio conto in banca. Io ritengo che ci siano, come dire, ci si rimetta dal punto di vista economico, ma dal punto di vista degli affetti familiari, è certamente una passione, una vocazione che ti può spingere, non certo la poltrona o l'emolumento. Però tranquillizzo pure del fatto che la provincia ha un mandato in scadenza, io scadrà il mio mandato esattamente un giorno prima che eventualmente possa essere eletto sindaco. La doppia candidatura che io ho fatto, e la voglio spiegare bene, la reputo un elemento di forza anche per Roguri. È un elemento di forza perché è una candidatura di una stessa area, di uno dei cinque comuni, Bova insieme a Roguri, quindi due dei cinque comuni che sono pilastro dell'area grecanica, dei 14/16 comuni dell'area grecanica. E quindi cinque di questi comuni esprimono in due comuni, perché solo in due si va al voto, una candidatura condivisa. Probabilmente, io me lo auguro, possiamo vincere sia a Roguri che a Bova. È chiaro che poi può essere un amministratore in un solo comune, per cui la poltrona in questione, tanto contestata, sarebbe sempre una. E siccome un certo Del Rio ha fatto una legge, ha scritto una legge, poi diciamo sostenuta dal governo Renzi, dicendo che l'amministratore sovracomunale, il futuro consigliere metropolitano, che sarebbe il ruolo più o meno che sto svolgendo io adesso da consigliere provinciale, deve essere per forza amministratore pubblico, in una logica di continuità e di tentativo di rappresentare un territorio che mi sono speso in lungo e in largo e con tutte le mie energie a rappresentare, bene o male che sia riuscito a fare, in una logica diciamo di continuità, è onesto diciamo da parte mia ed è onesto da parte di chiunque provare a rimanere diciamo all'interno di questo circuito attraverso questo passaggio. Chiaramente non è un trampolino di lancio come lo è stato in passato per altri amministratori che hanno fatto il sindaco per poi candidarsi alla regione o per fare carriera. È un discorso di carenza di rappresentanza nell'area grecanica. Qualcuno di voi può dire che da Motta San Giovanni a Monasterace abbiamo un deputato, abbiamo un consigliere regionale, abbiamo un consigliere provinciale o futuro consigliere metropolitano, abbiamo una presidenza importante che diciamo rivesta ruoli sovracomunali? Nessuno lo può affermare, e questo poi lo paghiamo nelle battaglie che quotidianamente perdiamo sull'ospedale di Melito, sui servizi del nostro territorio, l'erogazione dei servizi al cittadino della zona omogenea. Quindi chiaramente l'investimento è questo. Ciò non toglie che io, se sono costretto a lavorare solo ed esclusivamente per Roguri, lavorerò solo ed esclusivamente per Roguri, perché questo reputeremo insieme che fa bene a tutta l'area. Quindi ho voluto sgombrare il campo da ogni possibile polemica. Poi, se avessi voluto rispondere con una battuta, il cacciatore di poltrone oppure il collezionista di ossa, il film con Morgan Freeman, il collezionista di poltrone, potrei anche rispondere che chi mi ha fatto sta battuta al suo primo insediamento si è comprato la poltrona per metterla di lato a quella del sindaco, e se c'è una poltrona del sindaco. Stiamo parlando di collezionista di poltrone. Quindi, che è quasi una barzelletta, siccome le barzellette le possiamo fare in apertura di discorso, poi non devono reggere, diciamo, non devono reggere l'intero discorso, è chiaro che
diciamo, stendiamo un velo pietoso su questo. Poi confrontiamoci sui fatti. Se non ritenete, parlo dei cittadini di Roguti, che io sia il candidato giusto da essere eletto sindaco, non mi votate. Se ritenete che possa essere un aiuto a questa comunità e un amministratore adeguato, ovviamente coadiuvato da una squadra che si presenta bene a mio avviso e che ha delle energie precedenti della precedente amministrazione e nuove, anche come innesti nuovi, anche valutati, ricercati con attenzione proprio per il lavoro che dobbiamo fare, allora in quel caso, ed è questo che vi esorto a fare, votateci e votateci in modo massiccio. Vi ringrazio. Vi leggo solo due cose in netto, cioè abbiamo messo in evidenza alcune cose che stanno a cuore agli amministratori che mi hanno voluto. E allora abbiamo messo le infrastrutture, i servizi e la riqualificazione urbana, anche se al secondo punto le abbiamo evidenziate perché la pulizia del paese sotto gli occhi di tutti sarà un obiettivo che noi tenderemo a portare avanti in tutti i modi. Alla scuola innanzitutto potenziando gli scambi con le altre istituzioni scolastiche per superare lo stato di isolamento di una piccola realtà quale è Roguti, proponendo inoltre i progetti e le iniziative per la valorizzazione della lingua greca. Per questo, oltre un po' a tutti loro che masticano il greco di Calabria, il greganico certamente meglio di me, abbiamo anche un'esperta su tutte che fa parte dello sportello linguistico. Ringrazio pure gli altri amici dello sportello linguistico che sono venuti anche a dimostrare che Roguti non è una comunità isolata, ma in questo si può fare squadra. Alla fornitura dell'acqua potabile sia ad uso appunto domestico sia per uso irriguo, e si sta pensando anche all'individuazione, la possibilità di individuare un pozzo per l'approvvigionamento idrico che potrebbe essere, così come sta facendo il sindaco di Riace, ma non perché ora lo prendiamo a modello su tutto, a Domenico Lucano, ma perché diciamo riesce a non far pagare l'acqua potabile e far pagare un piccolo servizio attraverso, alla fortuna di aver trovato diciamo l'acqua, e qui ci sarebbe eventualmente, ma questa cosa diciamo va approfondita poi nel tempo. Il potenziamento e il perfezionamento della raccolta differenziata, che è una cosa che ormai diventa una necessità in tutte le comunità, e quindi non possiamo diciamo uscire dalla società civile ancora buttando buste per strada oppure il tal quale, cioè tutti i rifiuti, addensarli, perché oggi se ne producono molti di più con il consumismo, quindi non sono per fortuna da un lato, purtroppo dall'altro, i tempi di una volta in cui ogni famiglia in una settimana produceva 3 carte, adesso ogni giorno si producono 2 buste di spazzatura e la cosa diventa veramente ingestibile. Il miglioramento della segnaletica stradale e il rifacimento della toponomastica, questi non sono ovviamente priorità rispetto alle politiche per i giovani e gli altri, sono le cose evidenziate come servizi che devono appunto poi essere fatte nell'immediato e sulle quali possiamo assumerci una responsabilità un po' più diretta, ecco perché le evidenzio. Nell'ambito dell'erogazione dei servizi al cittadino si vuole proporre, su questo abbiamo fatto uno studio preliminare, abbiamo anche un esperto in sala con cui sono candidato nell'altro comune a Bova, che è Mimmo Eriti, che mi può dare conforto. E abbiamo pensato alla rateizzazione dei tributi al fine di andare incontro alle situazioni di disagio economico delle famiglie, rendendo sopportabili i costi da affrontare, ed altre forme eventuali di agevolazione per il contribuente previste dalla legge. Certamente quella della rateizzazione è una cosa possibile, perché normalmente nei comuni con le tasse elevate che ci sono, pagare per un pensionato a fine anno una bolletta di 700, 800 euro, 500 euro può essere un peso economico insopportabile. Rateizzarle magari a bimestri, quindi diciamo a 6 rate, può essere magari un costo più sopportabile, ma questo sarà una cosa che svilupperemo dopo. Certamente si può fare, l'hanno fatto al comune di Scilla, comune in dissesto, e l'hanno fatto al comune di Scilla, comune in dissesto, in cui i commissari prefettizi si sono assunti proprio diciamo l'onere di farlo, per cui è una cosa che si può fare. Io non la faccio più lunga, altrimenti vi ho promesso che non avrei letto parola per parola il programma, e poi invece lo faccio, quindi ritorno a chiedervi sostegno per questa lista, una lista che vedrete sul territorio dopo le elezioni, se ci voterete certamente, ma che vedrete tutti i giorni operare a Roguti per la campagna di ascolto e di perfezionamento del programma e
di appunto della soluzione possibile dei problemi e l'integrazione di questa comunità con tutto il resto dell'area grecanica, zona omogenea della futura città metropolitana. Grazie. Ringrazio la stampa che ci ha voluto, ringrazio poi la stampa che ci ha voluto seguire, e per cui poi la diffusione sarà anche al di là di questa, sala. E ringrazio gli amministratori attuali del Comune di Rocuti per averci dato la possibilità di tenere questa prima uscita in questo salone splendido, diciamo, e di dimensioni che fanno ben sperare. E aggiungo alla fine che l'obiettivo di Rocuti, che non è nel programma, ma è il mio condiviso con loro, è quello che questo comune, per le peculiarità che ha, possa diventare il centro servizi dell'area grecanica. Cioè ogni comune ha una specializzazione, Palizzi avrà, non lo so, il percorso dei castelli, il mare, eccetera, Cova Marina ne ha altri, Rocuti per la sua, diciamo, dislocazione e le condizioni logistiche e i molti ambienti che ha a disposizione che possono essere qualificati, può diventare un centro servizi dell'area grecanica utile anche a tutti gli altri comuni in una vera, diciamo, integrazione e ragionamento comune a tutte le istituzioni dell'area grecanica. Grazie ancora.